Senta, quante sono le macchine che prelevano e riaccompagnano a casa i dirigenti? Saranno una ventina. Voglio una cifra precisa. Una ventina a Roma o in tutte le sedi dell'ENI in Italia? No, a Roma. In Italia devo controllare. Saranno circa un centinaio. Bene. Si segga. Da domani il servizio è abolito. Come abolito? Abolito, abolito. Da domani i dirigenti verranno in ufficio con le loro macchine. C'è stato qualche abuso? No, no, nessun abuso. Ma è che torno adesso dagli Stati Uniti e ho visto che gli americani fanno così. Quando ho raccontato che i nostri dirigenti vengono prelevati e riaccompagnati a casa dalle macchine dell'azienda, si sono messi a ridere, hanno ragione. La macchina di servizio puzza di ministero. Sì? Ingegnere, le ricordo quell'appuntamento. Sì. Eleni non è un ministero. Ma molti dirigenti non hanno la patente. La prenderanno. Parecchi hanno più di 50 anni. Il presidente dell'AGIP ne ha 70. Io non sono più un ragazzo e verrò in ufficio con la mia macchina. Diamo almeno il tempo a quelli che non l'hanno di prendere la patente. Ho detto domani. Anche il presidente dell'AGIP? Anche il presidente dell'AGIP.